Aldo assomiglia a una sorta di Vanilla Ice, ma enorme. Ogni tanto ci sentiamo, ci scriviamo, sai, pesi sotto qua, sotto là, ci scambiamo alcune aneddoti, alcune esperienze. Poi uno che ha fatto gare, un massiccione, spartanaccio di quelli antipatici, brutti, cattivi, mi piace un sacco, uguale a Vanilla Ice, ma grosso, Vanilla Ice grosso. E un cazzo, si parlava, Aldo, micchia, quando andavamo giù nelle cantine, io nella cantina di mia madre avevo i pesi, la panchetta, lo spotter, quello che chiamate spotter voi, c'era sempre, c'era la cultura di alzare tanto e di più, e arrivare di più, oltre, per cui si creava quella cosa lì. Mi ricordo che già nel 91-92 le barre erano talmente fredde giù in cantina che certe volte ti rimanevano attaccate alla pelle, ti strappavano via la pelle, con quei manubri zigrinati per non... ti facevi veramente... ma lì ci staccavi veramente pezzi di pelle con le rotellazze, più che con quei fermini, con le rotellazze. Le rotellazze che cos'erano? Wader o anche R. Rovera tirava in ballo queste storie qua. E niente, alcune esperienze di... mi è volato via un 130 kg, avevo 21 anni, dal petto mi è scivolato, mi è arrivato boom, diretto sullo sterno. Grazie a quello che non so, non mi sono rotto niente, ma sono rimasto senza respirare per una cifra, e quel tempo lì ero da solo. Ma mi ricordo che ne portavo sempre uno, sapendo che dovevo fare di queste cose qua, cioè un lavoro di forza, di molta forza, per un certo tipo di tempo, per cui il sistema neuromuscolare si era messo in testa di dover fare non bam alla PL, che non serve a un cazzo, ma doveva farlo per un certo periodo di tempo, per cui chiamare un certo tipo di fibre per un tempo più lungo e in una maniera anche più esplosiva, perché dovevi cercare comunque, se devi spingere una roba più pesante tu non te ne accorgi, ma insomma ci metti dell'impeto, più impeto. E niente, era così, il discorso era così, la trazione era la trazione fino alla morte, e quello ti tirava su, ti portava su. Il bicipite era un bicipite che andava quasi sempre in isolamento, per cui drag car, puttanate uscite adesso, non ce n'erano, c'era tanto concentrato, tantissima panca Scott, tantissima, e bilanciere in piedi alternato, prima si usava tanto bilanciere in piedi. Per i tricipiti c'erano le solito pull down, sempre push down, chiamatelo un po' come cazzo vi pare, manubri a una mano sola o così o così. È così che mi sono costruito il capo lungo del tricipite, con questo esercizio. Dovevi farlo come Dio comanda, perché è un esercizio che coinvolge tanti muscoli e rompe tanto le palle a tanti muscoli, ma capo lungo come il mio ce n'è pochi. Perché? Perché mi sono fatto un culo tanto a lavorarlo. Il capo medio, il capo... si facevano tra le due sedie, tra le due sedie si faceva il capo medio, ed era anche lì un esercizio fatto, usato spessissimo, me lo ricordo. E come ho già detto, c'erano i primi arm blaster, cioè mani che appoggiavano, c'erano i primi panche dove tu facevi bicipiti ma con appoggio, per cui non facevi, non andavi a fare troiate, e c'era la coscienza del tira tanto e tira di più. Cioè era proprio il tira tanto e tira di più, che adesso va a mancare assolutamente, ma assolutamente. Ogni volta che qualcuno sto sentendo, ne sto sentendo veramente un mare, ne stanno arrivando, che chiedono questa cosa qui del com'era,
la vecchia cosa, e perché non hanno questi risultati che dovrebbero essere così eclatanti su una muscolatura che, a mio avviso, io, una muscolatura, facciamo anche una piccola parentesi, la muscolatura non deve essere solamente rotonda, deve essere anche vascolare, e quando è vascolare di solito è anche dura. Dura è un'altra parola chiave. Ho toccato tanti muscoli morbidi come il burro, morbidi come il burro, perché non hanno la densità, non hanno avuto quella cosa dell'intensità, l'intensità maledetta che fa la densità muscolare, diciamo raccorciare i tempi tra una serie e l'altra, questo faceva la densità. E vabbè, io comunque non è che sto, diciamo che sono abbastanza contento del discorso come viene preso, perché non pensavo che così questi ragazzi giovani stessero recependo, ma ragazzi è così che andava. Difatti vecchi di merda come me, Aldo Samuele, Luchino, tutta la gente, insomma non è cosa da non guardare due volte quando passano certi ragazzi. Aldone, quando passi non è che proprio fai una figura di merda, diciamola così, con tutto che sei fuori e tutto il resto. Ci sono ancora dei ragazzoni che si fanno rispettare, che hanno fatto, sono fatti un culo la vecchia maniera, marci BB, lavoro in fonderia, cioè sono lavori che già impegnano una muscolatura, per cui non sono come le concezioni che poi si erano fatte dopo il 2000, non tocco una borsa neanche se c'è dentro una banana, perché sennò poi mi stanco e non riesco a, faccio solo il culturista e basta. Una volta il culturista era maniscalco, era questo, era quell'altro, cioè è cambiata la testa degli uomini, sono caduti i testicoli e sono rammolliti i muscoli.